Prima di iniziare il video vi ricordo di partecipare al contest. Come? È veramente facilissimo. Iscrivetevi, condividete il video con 5 vostri amici e fate iscrivere anche loro. Ma il passaggio più importante di tutti è seguirmi su Instagram, il link in descrizione. Vi chiamo sapere chi sono, quindi è facilissimo, seguitemi e siete dentro il contest. Ora però passiamo al video. Nel video di oggi andremo a vedere 5 luoghi segreti di cui nessuno di voi conosce la posizione. Vi consiglio di guardare il video fino alla fine perché poi commenterete il video scrivendo magari quale conoscevate e quale non. Ma penso che veramente pochissimi li conoscerete. Magari qualcuno sì, perché magari è un po' più... Magari qualcuno sì, perché è più facile, ma alcuni sicuramente non li conoscerete. Il primo, raga, si trova a Foschi e magari alcuni di voi hanno già capito di cosa sto parlando. Ma attenzione, raga, magari vi sbagliate. Tranquilli, non è la cosa di Homer Simpson. Tranquilli, raga, non è così banale questo video. E infatti, ragazzi, se noi spacchiamo questo pavimento a Foschi Fumaioli, troveremo questo punto, raga. Un punto con questa cassa, praticamente con questo bauletto, con sopra questa pietra o comunque questo ingranaggio. Questo aggeggio stranissimo. Veramente, raga, io non ho idea di cosa voglia significare. Scrivete voi nei commenti ovviamente se sapete qualcosa in più di me. Ma ragazzi, questo luogo segreto penso che nessuno di voi lo conosca. O comunque se lo conoscete probabilmente non sapete a cosa serve, raga, perché io già lo conoscevo ma non avevo la più pallida idea di cosa significasse appunto questo luogo, raga. Cioè, se noi proviamo a spaccare la cosa ci dà metallo, ok, 80 di vita. E anche questo ci dà metallo, anche questo 80 di vita. Molto strano, sinceramente non ho proprio idea di cosa voglia significare. Scrivete voi nei commenti la vostra idea. Comunque c'è un tizio che non mi piace per niente, dobbiamo assolutamente killarlo. Comunque, raga, c'è la leggenda sul mio canale che più lasciate like al video più è probabile che io killi i nemici, raga, perché ogni volta che lasciate tantissimi like io killo tutti. Ovviamente, raga, è solo una leggenda, però voi lasciate un bel like per farmi killare tutti i nemici. Prendiamo queste parti meccaniche. Ma comunque direi di passare subito al secondo luogo segreto, raga. Questo è veramente assurdo e tra l'altro l'ho scoperto per caso. Eccoci qua verso il secondo luogo segreto di questo video. E intanto il nostro taxi, raga, si fa il bagnetto. Eh sì, ragazzi, non lo sapevate, ma su Fortnite i taxi amano farsi il bagnetto. Ma anche le auto, raga. Infatti, come vedete, questo secondo luogo segreto è praticamente questo cimitero di auto, raga. E una cosa assurda è che se voi prendete il camion, comunque prima vi faccio vedere intanto appunto che qua ci sono tutte queste auto che sono tipo verdi, raga. Ok, auto verdi, va benissimo, Fortnite, va benissimo. Ma ragazzi, se noi tiriamo praticamente le ruote su quest'auto, a parte il fatto che non possiamo utilizzarle, queste auto sono auto di quelle vecchio stile di Fortnite. Ma ragazzi, se noi prendiamo questo camion, guardate cosa succede. Si spacca praticamente tutto, raga. Si spacca tipo mezza macchina, raga. Non so, un casino, raga, è successo. E se voi picconate una macchina si spaccano tutte, raga. Cioè, quella è la cosa strana di questo luogo. Ma ragazzi, è segreto. Cioè, io non ho mai visto qualcuno buttarsi qua o comunque in questa zona. Cioè, ok, a Molly Molesti sì. Ma ragazzi, cioè, chi è che viene in questa zona, sinceramente? E nemmeno la conoscevate, secondo me, raga. Scrivete nei commenti se la conoscevate, ma secondo me non la conoscevate per niente, perché è una zona veramente segretissima. Ma ora direi di passare al terzo luogo segreto, che, raga, preparatevi che è assurdo. È sempre la zona di Foschi Fumaioli, ma questo è molto molto più assurdo di quello di prima. Un po' meno misterioso perché diciamo possiamo capire cos'è. Ma ragazzi, ve ne faccio vedere subito uno. Come vedete, ragazzi, qua abbiamo delle barche. E voi direte, ma ok, allora abbiamo delle barche, va bene, va bene. E ragazzi, a parte il fatto che quella qua è buggata, ma ragazzi, queste barche non sono barche normali. Infatti, contiamole: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 barche come i 7 visitatori di Fortnite. Quindi questo è un easter egg, un segreto assurdo della mappa che nessuno di voi conosce. Infatti, ragazzi, praticamente raffigura i 7. Ma non è finita qua. Infatti, è questo un segreto, raga. Se ne collega un altro, che in realtà è lo stesso, ma non è con le barche, ma è anche con le macchine. Sfortunatamente, raga, qua ci sono già passati e hanno praticamente spolverato tutto. Però qua ci sono anche 7 macchine, appunto, tutte accasciate, tutte praticamente spaccate, che appunto raffigurano i 7. Ovviamente, raga, penso sia un easter egg così stupido, non credo c'entri qualcosa con la storia. Cioè sì, 7 sì c'entrano, però quelle macchine, beh, non credo che c'entrino qualcosa, neanche le barche. Passiamo per ora al terzo segreto, anzi al quarto, scusate. E comunque vi ricordo alla fine del video di scrivermi nei commenti se conoscevate tutti questi luoghi, alcuni, quale, insomma, scrivete tutto nei commenti, mi raccomando. Che bello, raga, ballare con Brutus in lobby, è veramente una cosa incredibile. Ma comunque ora passiamo al quarto luogo segreto di questa lista, che, raga, vi giuro, nessuno di voi conosce. O comunque nessuno di voi ci è mai atterrato, perché, raga, non ho mai visto nessuno in quel luogo. Probabilmente vi faccio vedere il ping, non capite. In questa zona, raga, secondo voi cosa c'è? Non lo capirete mai, raga, quindi aspettate che ci arriviamo. Raga,
Agata, quanto è segreto, addirittura mi sono sbagliata. Infatti non era qua, ma addirittura da quest'altra parte. Veramente assurdo. Raga, tra l'altro mi sono killato un tizio che praticamente era fermo a picconare. Dai, fammi scappare col camion. Oh mio Dio, raga, mi sta sparando un tizio. No, 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 non va bene. Dai, scappiamo, scappiamo, scappiamo. Aiuto, raga. Ma raga, i camion quanto cavolo sono lenti su Fortnite. Tra l'altro ho spaccato il tubo, neanche sapevo si potesse fare. Niente, raga, dai, camion, sfonda questo cavolo di muro. Ah. Mentre ci dirigiamo al quarto segreto, vi faccio una domandina. Avete già lasciato like? Spero proprio di sì, raga, perché sennò siete delle bruttissime persone. Però siete delle brutte persone anche se non avete condiviso con 5 amici, raga. Perché, cioè, ve lo dico, raga, ve lo dico in amicizia, finché non condividete, siete delle brutte persone. Stiamo già intravedendo il prossimo luogo. Ed ecco qua, ragazzi, il quarto luogo segreto di oggi che nessuno di voi conosce su Fortnite. Infatti, ragazzi, questo luogo è molto molto strano e praticamente sconosciuto. E voi direte, ok, sono delle pietre. E allora, beh ragazzi, queste pietre non sono delle normalissime pietre. Infatti queste pietre sono praticamente uno Stonehenge, che praticamente è una struttura molto antica che praticamente veniva fatta mettendo delle pietre qua a cerchio, comunque che circondano qualcosa. In questo caso la cesta, vabbè, non ci interessa. E la cosa bella, ragazzi, è che in queste pietre ci sono dei simboli molto strani. Tipo qua si vede tipo una specie di occhio stranissimo. Qua, boh raga, non lo so cosa sia. Qua una specie di runa strana, un altro occhio molto più visibile. Qua è la stessa di prima. E qua ancora un occhio, raga. Queste ce l'hanno con gli occhi. E è molto strano questo luogo, perché, cioè, cosa raffigura? Gli alieni? Forse arriveranno gli alieni su Fortnite. Una cosa è certa, questo luogo c'è dall'inizio del capitolo 2, quindi non è ancora successo niente. Forse succederà qualcosa a fine capitolo, chi lo sa, scrivetelo nei commenti. Ma ora passiamo all'ultimo luogo, raga, che l'ultimo luogo è veramente incredibile. L'ultimo segreto si trova qua sotto, raga, questa specie di struttura segreta. Io scommetto, raga, che nessuno di voi è mai atterrato qua e né c'è mai finito per la safe. Vabbè, forse per la safe in casi estremi sì, ma ragazzi, questo posto è veramente segretissimo. Mi raccomando, scrivete nei commenti se lo conoscevate, ovviamente ora ve lo farò vedere. Sinceramente non so quando è stato aggiunto su Fortnite, ma so, ragazzi, che c'è da molto tempo, tipo dalla season 2 capitolo 2 mi sembra, raga, non lo so. Noi praticamente entriamo qua dentro, attenzione raga, troviamo del metallo e troviamo questa sala di controllo. Ora raga, tranquilli, la analizziamo bene. Allora, una mitraglietta, beh, non ci interessa. Qua c'è una specie di telefono, raga, tipo, mi sembra, non lo so, non so sinceramente cosa sia. Questa cassa che non contiene niente. Qua troviamo praticamente un libro, boh, non so cosa sia. E fuori, boh, troviamo un telescopio, niente di strano. In realtà questo telescopio dove punta? Ma raga, sinceramente a me sembra un luogo della vecchia mappa. Questa cosa è molto molto strana. E boh, all'orizzonte non vediamo niente, vediamo il mare, raga, l'oceano. E vediamo, raga, se c'è un piano di sotto. No raga, mi sa che non c'è niente di sotto. Dai, dai, ti prego, un bunker segreto. No, 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 non può non esserci niente. No, non può non esserci niente. Non può non esserci niente. Non può non esserci niente. Raga, abbiamo failato. Abbiamo failato, non c'era niente sotto. Questo posto è molto molto strano. Qua vedete c'è l'antenna, quindi è palese che siamo... Raga, c'è una barca, what the fuck. Ok, comunque no, davvero, dicevo, questo luogo è molto molto strano. E raga, che cavolo ci fa qua? Ovviamente questa è una roccia indistruttibile. Neanche se gli spariamo, lanciamo granate, succede niente. Lanciamo le granate dentro, no, 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 mi è stufato. Posto segreto che non è un bunker segreto dentro. Cioè raga, questo era il classico luogo che doveva avere un bunker segreto e invece non ha niente dentro. Dai, 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 no, no, non c'è nulla raga, non c'è nulla, l'unico che ci provo. Comunque questo video sui posti segreti finisce qui. Vi ricordo di commentare scrivendo quale conoscevate e quale no. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella.